Se ci pensate, lo sviluppo della resistenza antibiotica è uno sviluppo decisamente recente, perché la prima penicillina è stata introdotta nel mercato insomma, negli anni 40, e se poi ci pensate, lo sviluppo delle resistenze è stato uno sviluppo che ha ritrovato, diciamo così, cinque grandi momenti, se vogliamo. Quello che già nel 1968 abbiamo visto lo sviluppo del primo stafilococco aureo, meticillino resistente. Nel 96 è stata introdotta in commercio la levofloxacina e già abbiamo avuto le prime resistenze, no? Per l'introduzione a febbraio e già a novembre le prime resistenze, i primi report di resistenza al farmaco. Nel 2008 lo sviluppo delle prime KPC. E nel 2017 il primo dato di letteratura dove c'era stata una batteremia da Escherichia coli resistente a 26 molecole diverse di antibiotico. Pertanto, alcuni autori vanno a definire questo periodo quello di era post-antibiotica, proprio perché siamo ritornati sostanzialmente ad un periodo pre-1940, e questa era un po' la paura, in particolare all'inizio degli anni 2000. E allora parliamo di antimicrobial stewardship, e la sentirete tante volte, e come definizione mi piace quella di governo equo della terapia antibiotica, che è insomma un gran riassunto, ma che ci permette di capire che l'antimicrobial stewardship è un insieme di tanti fattori che devono andare a lavorare sull'utilizzo eccessivo, sull'utilizzo improprio, sulla duration di terapia antibiotica e parallelamente sull'infection control, ma non lavora soltanto sulla prescrizione dei medici, ma lavora sulla mentalità dei nostri pazienti, sull'opinione pubblica, sull'utilizzo indiscriminato anche sul territorio della terapia antibiotica, sull'industria, sulla, diciamo così, la parte degli allevamenti e dei veterinari. Tutto insieme fa parte della stewardship, tutto insieme fa parte di questo governo equo di terapia. Il rischio qual è altrimenti? Il rischio di arrivare qua, no? Lo vedevamo la volta scorsa, con isolati microbiologici che sono sostanzialmente pan-resistenti, toti resistenti. E a questo punto diventa complicato il trattamento quando vi trovate di fronte a un isolato con un antibiogramma che ha solo R nel suo contesto. E la cosa importante da ricordarsi sempre è che la terapia antibiotica ha tre grandi, diciamo così, caratteristiche variabili. Due che fanno parte di tutte le terapie, che sono l'efficacia e la tossicità, per intenderci. Ma ogni volta che noi utilizziamo un antibiotico e prescriviamo una terapia antibiotica, dobbiamo sempre fare i conti anche con il concetto di resistenza, non solo e soltanto sul singolo paziente, ma anche e soprattutto sulla resistenza, un concetto ecologico, cioè dove il singolo batterio vive e dove il singolo batterio, diciamo così, rischia di andare a fare danni. E quindi un mondo microbiologico contro cui noi dobbiamo fare i conti. Per quanto riguarda il discorso dell'antibiogramma, mi diceva Lorenzo, no, di rifare un passaggio per quanto riguarda proprio la lettura rapida dell'antibiogramma. Perché questa è una cosa importante? Perché il rischio è quello di leggerlo in verticale, come dico sempre. Nel senso che la lettura di quelle MIC, no? Di quei valori che voi leggete, di quei numeretti che voi leggete vicino alla molecola antibiotica, non deve essere valutata in senso assoluto. Che cosa significa questo? Che non è che uno sia, diciamo così, sempre peggio di 4 e non che 8 sia sempre peggio di 32. Perché? Perché ogni tipo di microorganismo e ogni tipo di molecola antibiotica deve essere tarato, quindi la singola molecola deve essere tarata sul singolo isolato microbiologico. Facciamo un esempio in questo caso. Non le dobbiamo confrontare queste MIC in maniera verticale, ma le dobbiamo andare, diciamo così, a valutare la concentrazione al di sopra della quale quella determinata specie è resistente, quindi il suo breakpoint. Guardate qua sulla destra, noi utilizziamo l'antibiotico A che ha una determinata MIC per il microrganismo in questione. Quindi,
il mio antibiotico A, lo troviamo che ha 0,5 di mic. Noi dovremmo sapere, prima di determinare, diciamo così, una corretta lettura dell'antibiogramma, dov'è il suo breakpoint, cioè dov'è il suo limite per il quale lui prima è sensibile e poi diventa resistente. Quindi, più è distante la mic dal breakpoint, minore è la probabilità di insorgenza della resistenza. Questo concetto, quindi, ci fa capire che l'antibiotico A, che ha 0,5 di mic, versus l'antibiotico B, che ha 2 di mic, la scelta basata sull'antibiogramma sarà una scelta valutata in base al breakpoint. Se voi vedete nell'esempio A, noi siamo a 2 diluizioni di distanza dalla resistenza, mentre nell'esempio B siamo a 3 diluizioni di distanza dalla resistenza. Per cui l'antibiotico B sostanzialmente ha una minore probabilità di scatenare, di indurre resistenza. È chiaro questo passaggio? Un pochino complicato, ma voglio che sia chiaro come punto della discussione. Fatemi un cenno se ci siamo. Ok. Tanto che la lettura, poi, per andare a leggerla realmente, dovremmo conoscere quindi tutti i breakpoint. Allora, esistono delle, ovviamente, diciamo così, l'Eucast, che ci permette di va a raccogliere sostanzialmente tutti questi valori di breakpoint per andare a definire quali sono ovviamente i valori della mic a cui il microrganismo è sensibile e quando diventa resistente. Quindi sarebbe bello che ogni volta che avessimo, no, che fosse pubblicato un antibiogramma, sarebbe bello avere che cosa a fianco dei valori di mic? Sicuramente i valori del breakpoint. Questo ci aiuterebbe nella lettura. Se non riusciamo a fare questo tipo di lettura, allora la lettura verticale rischia di diventare profondamente controproducente. Per cui, piuttosto, a questo punto, soprattutto per gli isolati non particolarmente complessi, a quel punto andiamo a leggere semplicemente sensibile e resistente. Ok? Questo ci permette di semplificare molto il concetto dell'antibiogramma. L'altro concetto che avevamo trattato la volta scorsa era quello della nobiltà. Non tutti i farmaci hanno la stessa nobiltà, sostanzialmente. Non tutti i farmaci devono essere considerati allo stesso livello. La nobiltà come viene data? Viene data in base a quanto selezioniamo microrganismi resistenti e a quanto induciamo i meccanismi di resistenza del microrganismo stesso. Più un antibiotico magari è a largo spettro, più va a selezionare microrganismi, no? Più ne uccide e ne farà rimanere soltanto una piccola parte. Alcuni di questi antibiotici hanno anche una particolare, diciamo così, caratteristica di indurre alcuni meccanismi di resistenza, come per esempio le cefalosporine sugli AMP-C, e questo va a generare ancora più resistenza. Quindi la nobiltà deve essere valutata. Questo è un esempio, diciamo così, della nobiltà del beta-lattamico, dove voi vedete al verde, diciamo così, i farmaci che sono più facili, diciamo così, meno nobili e quindi più prescrivibili, in questo senso. Andando in avanti, andiamo a vedere sempre il colorito rosso, proprio del semaforico, dove andiamo a utilizzare, ovviamente, vedete, andiamo a descrivere i carbapenemi, che cerchiamo sempre ovviamente di andare a preservare, oppure ancora di più tutti quei farmaci, quelle rescue therapy, come possono essere per esempio ceftazidime avibactam e il meropenem vaborbactam. Capite bene che questa deve essere una discriminante, perché andiamo a prescrivere farmaci che hanno un peso maggiore, uno spettro maggiore, una capacità di fare danni sull'ecosistema maggiore. Più invece siamo mirati, più andiamo in spettro ristretto, più è facile che noi andiamo a limitare questi danni. Anche questo concetto lo ritrovate, sono stato abbastanza chiaro come tipo diciamo così, spiegazione. E allora, da oggi che cosa dovevamo trattare? Beh, oggi dovevamo parlare proprio di infezioni di cute e tessuti molli, no? Dall'epidermite molto semplice, tra virgolette, alla fascite necrotizzante. E qua dentro c'è tutto, no? All'interno di questa forchetta epidermite, fascite necrotizzante, ci sono tutti i tipi di infezioni di cute e tessuti molli. Per cui, quando parliamo di infezioni di cute e tessuti molli, cosa stiamo ad indicare?
Siamo ad indicare, a seconda della definizione, una definizione bellissima, se voi vedete, molto clinica, no? Infezioni differite o come infezioni di cute, come cellulite o erisipela, inclusa la ferita chirurgica ad ascessi cutanei maggiori che presentino un'area di lesione di 75 centimetri quadri. Bellissima. Chi fa queste cose qua, no? Deve essere preso e impalato in mezzo ai giardini, perché ci fa capire che queste definizioni qua sono fatte soltanto per gli studi, non sono definizioni cliniche. Capite che 75 centimetri quadri è una roba che fa ridere. Allora, è fatta per standardizzare i lavori scientifici, ma nella vita reale la questione delle misure è davvero così importante, questi 75 centimetri quadri? Qualcuno direbbe che le misure sono realmente importanti, ma in realtà la definizione, secondo me, più interessante, la classificazione più interessante, è la classificazione, diciamo così, quella fatta da Aaron e Lipsky, che sono insomma due firme molto importanti per quanto riguarda le infezioni di cute tessuti molli e le osteomieliti, ci fa capire benissimo la distinzione tra forma non complicata e complicata data dai sintomi sistemici. Quando abbiamo un'infezione localizzata, allora lì parliamo di infezione, diciamo così, non complicata. Quando invece il nostro paziente si presenta con un'infezione di cute tessuti molli, che è magari semplicemente febbrile, ma da lì in poi tutto diventa una forma complicata. E questa è una cosa importante da andare a determinare, perché ci farà capire realmente quali saranno poi le possibili differenze di scelta nella terapia antibiotica. È ovvio che il quadro settico, no, con il paziente che ha la fascite necrotizzante necessiterà di una terapia antibiotica profondamente differente rispetto alla classe 1, no, che è la moltitudine di pazienti che si presentano con l'arrossamento magari della cute tessuti molli e tutto sommato poco altro da quel punto di vista. Allora, questa l'avevamo già mostrata, ve l'avevo già fatta vedere la volta scorsa, ma è cruciale la corretta collocazione del nostro paziente, perché avremo la maggioranza dei pazienti che sono tutti, no, a sinistra, con un minimo rischio, e una moltitudine di questi pazienti che hanno delle forme molto semplici, cutanee e non particolarmente impegnative, verso quel paziente, ripeto, settico con la fascite necrotizzante, che è quel paziente tutto spostato a destra che ha un altissimo rischio di, diciamo così, prognosi infausta. E quindi la terapia sarà differente. Simple saving nella prima, ovviamente, deve essere invece impattante e rapida nella seconda, e quella spostata tutta a destra. Da un punto di vista microbiologico, le infezioni di cute e tessuti molli, diciamo così, sono maggiormente date dai gram positivi. Questa è una cosa che dobbiamo ricordarci, perché lo spettro di terapia, che era una di quelle variabili che vedevamo, che vedevamo la volta scorsa e che vedremo anche oggi, beh, lo spettro è importante per la scelta, no? Abbiamo detto. In questo caso, tendenzialmente, il paziente non complicato si presenta con un'infezione di cute tessuti molli che ha diciamo così, una genesi tipicamente da gram positivi. È ovvio che il paziente con numerose comorbidità, il paziente diabetico magari, che ha già delle ulcere vascolari croniche, che ha già delle lesioni cutanee croniche, a quel punto lì ovviamente dobbiamo ricordarci di inserire in questo spettro all'interno anche i gram negativi. Molto meno comuni per quanto riguarda, diciamo così, i tipi di ferite, il tipo 3 e il tipo 4, che sono come isolati microbiologici, clostridi e incei. Per cui ricordiamoci, primo, diciamo così, da un punto di vista microbiologico, i primi isolati che noi abbiamo sono strepto e stafilococco. In secondo piano ricordiamoci il discorso dei gram negativi, in particolare nei pazienti con ulcere vascolari croniche per il diabetico. Nell'ospedalizzato un pochino cambia, perché dei gram positivi che sono sul territorio maggiormente streptococchi, nell'ospedalizzato i patogeni che più tipicamente danno questi tipi di forme cutanee sono stafilococchi. Anche in questo caso, comunque, tutto sommato, non ci stupisce per la presenza proprio dello stafilococco a livello cutaneo, che tipicamente ci colonizza la cute. Allora, se voi ragionate su infezioni di cute tessuti molli e vedete questi sette, no, casi ed esempi che vi ho messo, se io vi chiedessi quale di questi è un'erisipela, quale di questi è una cellulite,
In realtà potremmo stare mezz'ora a discutere quale secondo me è uno, quale secondo me è l'altro. In realtà, guardando bene e valutando bene questi casi, nessuno di loro era un'infezione reale di cute e tessuti molli, per cui pensiamoci bene perché possono essere veramente dei fattori. Quindi l'arrossamento in sé, l'edema in sé, non basta per andare a fare ovviamente la diagnosi. Le caratteristiche anche del nostro tipo di paziente che abbiamo per quanto riguarda gli esami del sangue non sono particolarmente indicative. Vi segnalo solamente come possibile distinzione per quanto riguarda i gram positivi e i gram negativi, due dati che conosciamo bene per quanto riguarda la sepsi del paziente con gram negativi. Voi sapete bene, le conoscete bene, le vedete bene tutti i giorni che la sepsi a gram negativi tipicamente ci porta a una leucopenia e una trombocitopenia, cosa che molto difficilmente ci fa invece il gram positivo. E questo è un dato importante da andare a ricordare, a sottolineare, proprio per andare a scegliere la nostra terapia antibiotica, in particolare in quel paziente che può avere delle infezioni di cute e tessuti molli anche molto gravi. Le caratteristiche, diciamo così, per quanto riguarda la mortalità, anche in questo caso, voglio soltanto andare a sottolinearvi il grado di immunocompromissione. Ecco, immunocompromissione è un altro di quei concetti dove viene buttato dentro nel calderone un pochino di tutto, però ricordiamoci che il tipo di paziente, diciamo così, fragile che si presenta o perché sta facendo delle terapie immunosoppressive o perché realmente, per esempio, è un dializzato, un'epatopatia importante, la neoplasia. Ecco, questi sono pazienti che ovviamente anche in questo caso vanno peggio. Magari questa è una cosa banale, no? Che ci diciamo quali patologie l'immunodepresso non va peggio, però tante volte nelle infezioni di cute e tessuti molli magari non neanche ci pensiamo. E invece ricordiamoci che sono proprio questi casi dove l'infezione di cute e tessuti molli corre, dove quando si arriva magari alla forma di necrosi ormai, o di gangrena o di fascite necrotizzante, si parla di evoluzioni nel corso di ore, non nel corso di giorni o di settimane. Queste sono infezioni che corrono. Quindi sapere i fattori di rischio, quali sono quei pazienti che dobbiamo, diciamo così, illuminare e metterci una campana di vetro intorno è importante. Dal punto di vista della fisiopatologia e della clinica, questa è una cosa secondo me molto interessante che noi dobbiamo sempre riscoprire. La parte di fisiopatologia ci aiuta a gestire tutti i tipi di infezioni e direi la medicina in generale. Allora, ricordiamoci anche in questo caso che cosa? Ricordiamoci che la progressione rapida dell'infezione non è data soltanto dall'infezione batterica stessa, ma anche dalla produzione delle tossine. In questo caso, in particolare per quanto riguarda i gram positivi, alcuni tipi di streptococchi e lo stafilococco aureo in particolare, ma anche lo stafilococco lugdunensis per intenderci, sono produttori di tossine. Produttori di tossine che vanno a dare una vera e propria demolizione del tessuto. In più c'è anche questo meccanismo trombotico del vaso, che ci dà ovviamente l'ischemia e poi la necrosi. La presenza di queste raccolte sottocutanee che aumentano anche la pressione all'interno del tessuto. E da un punto di vista clinico, quello che dobbiamo sempre andare a sentire in questi casi, quando andiamo a valutare un paziente con un'infezione di cute e tessuti molli, che può essere una forma grave e complicata, di mettere sempre una mano sulla ferita, perché dobbiamo andare a vedere se effettivamente c'è crepitazione del tessuto, perché questo ci può aiutare per andare a vedere, uno, la gravità. Due, anche aiutare per la scelta terapeutica, perché il gas viene prodotto da alcuni tipi di batteri, in particolare gli anaerobi, per cui è molto importante andare a vedere se effettivamente crepita. E in più, questo dato che è praticamente sempre presente nelle forme di fascite e nelle forme di gangrena, un dolore locale che è totalmente sproporzionato rispetto al coinvolgimento proprio locale ispettivo. Questo è un dato importante, ricordiamocelo sempre, perché di fondo l'infezione si sta propagando nei tessuti profondi e non ha avuto ancora tempo di, diciamo così, avere quella forma infiammatoria, edematosa che invece è tipica della, diciamo così, come caratteristica ispettiva.
Dal punto di vista diagnostico, noi abbiamo alcuni score. Uno dei più famosi che sicuramente avete visto, sentito e utilizzato è questo, la RINEC score, che va a valutare la PCR, i bianchi, l'emoglobina, il sodio, la creatinina e il glucosio. È un indicatore sostanzialmente di rischio di evoluzione in fascite necrotizzante. Devo dire la sincerità, di score perfetti non esistono, però io credo che la RINEC sia uno dei meno interessanti tra tutti gli score. E io sono un grande amante, però in questo caso davvero ci sono tantissimi limiti ed è una cosa importante da andare a ricordare. Perché? Perché la RINEC di fondo ci va a valutare alcuni dati, come per esempio il sodio. Mentre lascia fuori, ad esempio, alcuni altri valori che sono assolutamente interessanti, come possono essere, per esempio, i lattati, in particolare, ripeto, in queste forme di fascite necrotizzante, tanto per dire, insomma, un po' quali possono essere i limiti. Tanto che viene concluso che il RINEC in realtà ha un'alta percentuale di falsi positivi, voi vedete prima, avete visto, no? La creatinina, il sodio, la PCR, i bianchi. Difficile riuscire ad andare a fare una corretta distinzione. Però il RINEC in realtà dobbiamo pensarlo come la necessità di qualcosa che si associ alla nostra valutazione clinica per capire se è il momento di spingere dal punto di vista diagnostico e terapeutico o se è una semplice infezione di cuti tessuti molli ma molto superficiale. Allora, una proposta di algoritmo diagnostico potrebbe essere quella di sì, utilizzare il RINEC, ma in realtà associare alcuni altri valori, come può essere per esempio il CPK ai lattati, la procalcitonina e la proadrenomedullina per chi ne è provvisto, e la valutazione del paziente, ripeto, vedendo bene effettivamente il crepitio e il dolore sproporzionato da un punto di vista clinico. Questo, diciamo così, uno spunto di riflessione che vi mando proprio per affrontare il prossimo caso di infezione di cute tessuti molli che vedrete. E avevano stilato delle linee guida regionali per la gestione delle infezioni da cute tessuti molli qualche anno fa, quando era ancora nella mia precedente vita udinese. Quello che veniva, diciamo così, stressato era, come diagnosi di primo livello, sicuramente l'ecografia di cute e tessuti molli, andare a eseguire l'esame colturale se c'è presenza ovviamente di materiale drenato, quindi se ci sono raccolte, ascessi, flemmoni, se c'è stata, diciamo così, se c'è comunicazione con l'esterno, altrimenti di andare a eseguire una biopsia cutanea profonda con esame colturale. Insieme a questo, poi veniva spiegato il dove viene eseguita ovviamente la biopsia, vedete distante dall'area necrotica, ma diciamo così, sulla prima area sana, sulla prima area di tessuto sano, distante dall'area necrotica, la volta che ovviamente fosse presente un'ulcera diciamo così, raggiungibile. A questo veniva consigliato di eseguire sempre le emoculture, e questa è una cosa importante, anche se ricordiamoci che le infezioni di cute tessuti molli hanno percentuali di emoculture positive molto basse. Le percentuali si alzano considerevolmente nella forma di gangrena, di Fournier, per intenderci, nella fascite necrotizzante, ma in realtà nelle forme, diciamo così, di cuti, di erisipela, per intenderci, la positività è una positività che si tara, insomma, sotto il 10%, indubbiamente. Poi veniva consigliato di fare degli esami ematoclinici. Infine, come esami di secondo livello, veniva scritto tacco risonanza con mezzo di contrasto e tra parentesi, risonanza con mezzo di contrasto, gold standard se sospetto di fascite necrotizzante e o gangrena e o infezione necrotizzante di cute e tessuti molli. Ora, non so nella vostra vita lavorativa quante volte vi hanno fatto una risonanza con mezzo di contrasto in urgenza, ma nella mia, dato che questo è vicino allo zero, io credo che al solito chi fa le linee guida viva sempre in un mondo a parte, dove ci sono no, un mondo fatato molto, molto bello. Ma in realtà andiamo a vedere se realmente la letteratura supporta questa idea che bisogna andare a eseguire la risonanza con il mezzo di contrasto che non ci farà mai nessuno in urgenza.
In realtà quello che viene scritto per quanto riguarda le linee guida, ci viene detto che tutto sommato sì, la risonanza va bene, però potrebbe essere le linee guida fatte tra l'altro da Busses, bellissime, del 2014, vi rimando alla lettura, un capolavoro. Viene detto sì, però potrebbe essere difficile farle in condizioni di emergenza. Allora, nel paziente instabile, bedside, l'ecografia, benissimo. Dal punto di vista poi della valutazione per quanto riguarda un'indagine strumentale come l'attacco alla risonanza, beh, ricordiamoci che tutto sommato la risonanza può essere addirittura sovrastimante, per cui l'indicazione potrebbe essere quella di utilizzare invece l'attacco col mezzo di contrasto. E questo è un dato importante perché l'attacco col mezzo di contrasto già ci va a determinare che cosa? Va a determinare la valutazione dell'interessamento sottofasciale. Perché è importante il discorso dell'interessamento sottofasciale? Perché è quello che determina realmente lo spartiacque di una gestione, se vogliamo, simple and saving rispetto a una gestione invece molto più rapida e molto più performante, non soltanto dal punto di vista antibiotico, ma come vedremo dopo anche con una terapia combinata medico-chirurgica. Allora, la diagnostica reale cosa potrebbe dirci? Beh, l'ecografia indubbiamente per andare a valutare se ci sono effettivamente non soltanto quell'aspetto da acciottolato, no? Dell'edema, della cute dei tessuti molli, ma proprio se andiamo a vedere delle raccolte profonde in questo caso. L'RX che ogni tanto qualcuno vi chiede o l'RX che ogni tanto viene fatto, devo dire sempre meno fortunatamente, non ci dice assolutamente niente, quindi l'RX non è un dato interessante in questo caso, nemmeno per escludere l'interessamento osseo, in questo caso l'RX non ci dice niente, mentre l'ATAC rappresenta, col mezzo di contrasto, rappresenta come l'ho chiamato il silver standard, sia per l'accessibilità, sia per, ripeto, la valutazione dei tessuti molli e dell'interessamento più profondo, sottofasciale, per quanto riguarda questo tipo di rischio a questo tipo di pazienti. La risonanza direi soltanto ultra selezionata. Le emoculture le andiamo ad eseguire. Poi indubbiamente il tampone microbiologico per quanto riguarda il materiale purulento, se è presente, se è visibile, e il materiale intraoperatorio, tampone o biopsia, a seconda di come riusciamo a ottenere, diciamo così, il campione, nel momento in cui il mio paziente è finito in sala operatoria. Per quanto riguarda la terapia antibiotica della fascite necrotizzante, ci dobbiamo soffermare un attimo, perché? Perché questa è una terapia che non possiamo sbagliare. Questo è il paziente tutto spostato a destra. Se sbagliamo questa terapia, rischia il paziente 6-8 ore dopo di essere ormai compromesso. È forse una delle pochissime patologie reali da un punto di vista infettivologico dove il concetto della golden hour può essere ancora interessante, se non golden hour, insomma, delle prime 3 ore, insomma. Dove tutto sommato ha ancora un senso parlare proprio di rapidità d'azione e di una terapia rapidamente performante. Allora, le linee guida, voi vedete qua, sono linee guida del 2005, anche di un certo valore, di un certo livello, ci mancherebbe, però in realtà vi parla di l'utilizzo di una terapia con penicillina e clindamicina. Oppure, in particolare nel paziente allergico, di vancomicina, linezolid, quinupristin, dalfopristin, daptomicina, messo tutto insieme, tutto nel grande insieme. Voi capite bene che questo, da un punto di vista infettivologico, crea una tachicardia mo molto brutta, perché buttare insieme tutti questi farmaci significa non dargli in alcun modo una dignità personale. Anche in questo caso, se voi vedete, le scelte terapeutiche sono indipendentemente dal quadro dalla gravità, ma queste sono tutte forme necrotizzanti, per intenderci, però viene tutto inserito dentro come se il paziente ha un'infezione da stafilo aureo, utilizziamo l'oxacillina 1-2 grammi ogni 4 ore, oppure la cefazolina, oppure la vancomicina, oppure la clindamicina. Altre linee guida, come queste che sono l'ISA, quindi dovrebbe essere la nostra società, quindi quella infettivologica, quindi dovremmo pendere dalle sue labbra, queste
Queste sono le linee guida del 2014 e vi fa vedere che nelle forme, diciamo così, severe, necrotizzanti, la linea di terapia empirica è data da vancomicina più pirtazzo. Poi da mirare a seconda del tipo di microrganismo. Quindi si presenta in pronto soccorso il paziente con un'infezione di cute tessuti molli grave fino alla forma necrotizzante, gli impostiamo una terapia con vancomicina e piperacillina tazobacta. 2014 in queste linee guida. Non soltanto, Infection and Chemotherapy esce con un altro lavoro, sempre per quanto riguarda le fasciti necrotizzanti, dove ci dà, fa ancora di meglio e ci dice teico o vanco o linezolid più piptazo o ertapenem o meropenem o imipenem o cefepime più metronidazole. Allora, voi capite che impostare così la terapia antibiotica, cioè dare questo tipo di schemi di terapia antibiotica senza far capire quali sono realmente i parametri e le variabili di scelta, capite bene che rischia di creare solo confusione. Questa non è una buona, diciamo così, strategia per riuscire a fare né stewardship né essere efficaci. Allora, se mi permettete un dubbio e un ragionevolissimo dubbio, quello che noi dobbiamo andare a fare è capire e fare un passo avanti e andare a vedere oltre, no? Quello che le linee guida ancora non ci dicono, ma tanti lavori di letteratura invece già tirano fuori, no? Dicendo guarda che le linee guida ultime non riflettono il fatto che abbiamo nuovi tipi di antibiotici. E questa è una cosa importante, non possiamo utilizzare ancora la vancomicina o la teicoplanina come se fossimo nel 1998, capite? Dall'altra parte, vedete, non viene considerato nemmeno il ruolo di alcuni tipi di microrganismi. Cioè, dato che dal punto di vista microbiologico le cose cambiano, è giusto che ci sia un adattamento anche a seconda delle variabili microbiologiche. Allora, un dato importante è questo, capire qual è il farmaco ideale in questo setting. Allora, il farmaco ideale di questo setting deve avere uno spettro nei confronti sia dei gram negativi, ma in particolare, come abbiamo visto, dei gram positivi, perché è quello che sono più tipici e più tipicamente responsabili di questo tipo di infezione. Devono essere farmaci altamente battericidi, perché devono abbattere la carica, in particolare a livello del sangue. Devono essere concentrazioni dipendenti, perché così arrivano ad essere efficaci in tempi molto rapidi. Devono avere un'attività antitossinica, perché abbiamo visto prima qual è il danno che va a fare la tossina ai tessuti, e devono localizzarsi bene a livello di cute e tessuti molli. Non mi interessa che se ne vadano in giro per, diciamo così, per altri tessuti, ma lì ci devono arrivare. Allora capite bene che pensare che un farmaco abbia tutte queste caratteristiche è il rischio di aspettare l'uomo perfetto come sta facendo quello scheletro sulla panca lì. Allora, andiamo a capire quali possono essere i nostri criteri di scelta della terapia. Allora, ricordiamo quello che dicevamo la volta scorsa. La terapia deve essere scelta anche in base allo spettro e alle resistenze microbiologiche, deve penetrare, come abbiamo visto, nel tessuto, deve essere un farmaco che è lipofilo per entrare a livello del tessuto e idrofilo perché questa è un'infezione che è anche, diciamo così, quelle forme gravi, abbiamo visto, sono anche batteriemiche, quindi stanno anche nel sangue. Deve essere fortemente battericida, deve avere, diciamo così, meglio che abbia una concentrazione dipendente piuttosto che un tempo dipendente, ma è una di quelle variabili che dobbiamo valutare, e dobbiamo capire su quale dosaggio lavorare. A questo punto abbiamo visto le variabili, dobbiamo cercare di darci una risposta. Allora, andiamo ad analizzare punto per punto. Dal punto di vista della microbiologia l'abbiamo vista la volta scorsa, se vi ricordate. L'MRSA, dobbiamo conoscere qual è la percentuale di MRSA all'interno non soltanto della nostra nazione, non soltanto della nostra regione, ma dell'ospedale in cui lavoriamo. È possibile ed è probabile che, faccio un esempio, io ho messo per esempio Udine, gli ultimi dati di MRSA parlano di un circa 25% di stafilococchi aurei meticillino resistenti, isolati nel completo. A Pordenone invece il dato è un pochino più basso. Vedete, questo vi ho messo il dato 2018-2019, l'ultimo, se voi vedete stafilococco aureo,
voi vedete l'oxacillina ha una resistenza intorno al 18%, quindi vuol dire che di tutti gli stafilococchi aurei che isolo qua nel mio territorio d'ospedale, 1 su 5 sarà resistente all'oxacillina, 4 su 5 sarà invece sensibili. Cosa significa? Significa che 1 su 5 è resistente all'Augmentin, per intenderci. Ecco, capite bene che in questo caso, in una forma di fascite necrotizzante, una forma di gangrena che ha un'evoluzione magari tumultuosa, rapida e devastante, 1 su 5 non è pochissimo. Quindi la valutazione deve essere fatta anche in relazione a questo dato. Quindi l'MRSA lo dobbiamo comprendere nella scelta terapeutica. La penetrazione del tessuto. Alcuni, diciamo, farmaci, come per esempio i glicopeptidi, se voi vedete la penetrazione all'interno del tessuto cute e tessuti molli in generale, è molto bassa. Si parla all'incirca di un 10-15%, quindi la vancomicina sta più nel sangue rispetto che dentro il tessuto. Questo lo sapevamo, l'abbiamo visto la volta scorsa, perché? Perché è un farmaco più idrofilo che lipofilo, quindi ci sta che entri poco nel tessuto. Però se io ho un'infezione di cute e tessuti molli, usare un farmaco che penetra molto poco a livello della cute ha senso? Ma forse qualcosina perdiamo in questo caso, per cui un'altra variabile è quella di utilizzare un farmaco che mi possa penetrare bene. L'altro dato è quello della battericidia. La battericidia, alcuni farmaci consigliati anche dalle linee guida, per esempio, dimostrano come teicoplanina e vancomicina hanno una battericidia che non è proprio strepitosa, che inizia a essere, diciamo così, interessante intorno alle 72 ore, ma le prime 48 ore non è proprio ottimale. Cosa vuol dire questo? Che in una patologia a tempo dipendente, come ripeto la fascite, dove devo essere rapidamente efficace, beh, porca miseria, forse teico e vanco non sono un'ottima scelta. Dall'altra parte invece la daptomicina, per esempio, questi erano dei primi lavori registrativi, vedete che era utilizzata la dapto qua a 6 mg pro chilo, adesso siamo ormai ai 10 mg pro chilo, ma la battericidia è molto differente, è molto maggiore la battericidia della daptomicina rispetto a vanco o teico, per esempio. E quindi capite che la dapto, che ha uno spettro, per esempio, nei confronti dell'MRSA, che è battericida, che penetra bene nel tessuto cutaneo, che rimane comunque all'interno del sangue e che è rapida nella sua azione e che è un concentrazione dipendente, beh, la daptomicina si configura come un buon farmaco in questo senso. L'altro farmaco che possiamo andare ad associare è per esempio l'aminoglicosile. Voi vedete, per esempio, il fatto che gli aminoglicosidi hanno una capacità di essere assolutamente battericidi come pochissimi altri farmaci, molto meglio per esempio del beta-lattamico. Molto meglio il fatto che la singola dose di aminoglicoside, anche in associazione al beta-lattamico, va a impattare in particolare nel paziente settico. Quindi capite bene che in questo paziente che rischia di essere tumultuoso e drammaticamente rapido, forse una coppiata di terapia con beta-lattamico più l'aminoglicoside potrebbe essere una buona scelta da un punto di vista terapeutico. Anche proprio per un tempo assolutamente limitato, l'utilizzo dell'aminoglicoside magari fatto per 48, 72 ore, singolo shot a 24 ore, proprio per sfruttare la sua battericidia. In fondo un farmaco che arriva a livello del sangue, rapidamente battericida, concentrazione dipendente, con un ottimo spettro d'azione sia nei confronti dei gram negativi che nei confronti dei gram positivi, che risulta essere rapidamente impattante. E dal punto di vista degli effetti collaterali, beh, insomma, la letteratura ci ha detto tanto. Qua la letteratura anche nostra, anche con il buon dottor Cugini che ha partecipato al lavoro, e beh, in questo caso quello che siamo riusciti a fare è stato quello di dimostrare che tutto sommato l'impatto dell'aminoglicoside per quanto riguarda l'insufficienza renale è un impatto decisamente trascurabile. L'altro concetto era quello del dosaggio. Vi mostro il dosaggio della daptomicina perché è quello che forse è un pochino più discusso in questi casi, però decisamente il fatto di portare ormai l'utilizzo
il dosaggio della daptomicina ormai ai 10 mg chilo risulta essere impattante non soltanto per il rischio di insorgenza delle resistenze, ma proprio anche per quanto riguarda l'efficacia del farmaco. Allora, per cercare un pochino di semplificare e di aiutarci nei dosaggi, vi mostro anche questo lavoro. Questo è un lavoro bellissimo, vi invito a leggerlo perché credo che sia epocale. È solo che è fatto nel 2019, per cui con la letteratura Covid ce lo siamo persi, ma in realtà è un lavoro bellissimo e quello che ci dice è il dosaggio reale degli antibiotici. Siamo arrivati davvero diciamo così, alla conclusione, cioè siamo arrivati a capirci qualcosa, e quello che ci fa vedere è che nei pazienti con insufficienza renale acuta il dosaggio e l'aggiustamento, scusate, del beta-lattamico nelle prime 48 ore non soltanto non ci porta a niente da un punto di vista di diciamo così, preservare gli effetti collaterali, ma addirittura quello che ci porta è una diminuzione dell'efficacia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nelle prime 48 ore di terapia, nel mio paziente settico, il dosaggio del farmaco, il dosaggio del beta-lattamico e quindi il fatto che siamo lì con la creatinina a contare la clearance, guarda che a 31, allora mettigli 9 di piptazo, nelle prime 48 ore non ci deve interessare. Prime 48 ore, il paziente settico, il paziente prende la dose da carico massima, e la terapia massima. Poi a 48 ore ne riparliamo. Perché? Perché probabilmente quel paziente lì è un paziente comunque iperdinamico. È un paziente settico, un paziente iperdinamico, un paziente che iperclira il mio farmaco. Quindi rischio di essere sottodosato nel momento in cui non devo essere sottodosato. Altra aggiunta prima di arrivare, diciamo così, alla conclusione e alla scelta terapeutica è quello della variabile bonus. Questo vale soltanto per quanto riguarda le infezioni di cutite sottimolli, il discorso della tossina che dicevamo prima. Alcuni farmaci hanno un'attività antitossina. Quali sono? Beh, la clindamicina, per esempio, ha una forte attività di inibizione, diciamo così, della sintesi proteica, per cui inibisce la tossina. Non è un chelante delle tossine che il microrganismo ha già prodotto prima, per amor del cielo. Quelle che aveva già prodotto ormai sono in circolo, sono locali, i danni li vanno già a fare. Ma impedisce la formazione delle nuove tossine. Allora capite bene come in questi casi la clindamicina, magari utilizzata per 48-72 ore in questa prima fase di terapia, potrebbe essere una ottima scelta terapeutica proprio perché va a inibire la sintesi proteica di quelle proteine, per esempio avete magari già sentito, magari anche in alcuni convegni, no? La Phantom Valentine, insomma, alcune tossine che vengono prodotte dallo streptococco o dallo stafilococco. Allora, capite perché tante volte viene aggiunta proprio la clindamicina alla prescrizione della terapia. Allora, per, diciamo così, semplificare un pochino le cose, ho un paziente dove sospetto la mia fascite necrotizzante, perfetto. Ho un paziente dove vedo che l'evoluzione clinica è un'evoluzione grave, un paziente dove manifesta un dolore che mi sembra assolutamente sproporzionato. L'evoluzione è assolutamente rapida. Magari ho segnato, no, con la mia matitina e ho demarcato l'infiammazione di cute e tessuti molli, ritorno a vedere il mio paziente un'ora dopo, il quadro infiammatorio e edematoso è nettamente evoluto, nel giro proprio di poco tempo. Bene, questo è un paziente che ha ad alto rischio di avere proprio la fascite? Benissimo, dal punto di vista microbiologico è un paziente su cui investo, se ci sono lesioni, se è aperto ovviamente posso investire dal punto di vista microbiologico, altrimenti le emoculture. È un paziente su cui devo scegliere la terapia antibiotica, quindi prima del discorso della TAC, del sentire il chirurgo, prima, sono lì, devo impostargli una terapia antibiotica? Perfetto. Mi ricordo lo spettro, mi ricordo l'attività battericida, mi ricordo l'azione di inibizione della sintesi proteica, mi ricordo il dato microbiologico, quale potrebbe essere la mia, diciamo così, il mio cocktail di terapia? Il mio cocktail di terapia potrebbe essere questo. Daptomicina più clindamicina più piptazo più eventualmente lo shot di gentamicina. Andiamo a ragionare il perché di questa, diciamo così,
di questa terapiona, no? Allora, la daptomicina, abbiamo visto prima il fatto che ha lo spettro nei confronti dei gram positivi, ha lo spettro nei confronti dell'MRSA. È un farmaco fortemente battericida, penetra bene a livello di cute e tessuti molli, sta bene all'interno del sangue, è un concentrazione dipendente. Associo la clindamicina per il discorso dell'inibizione della sintesi proteica, la posso fare per 48-72 ore, poi non mi dà altro, non è che l'ho aggiunta per lo spettro, perché quello che copre la clinda lo coprono anche gli altri, quindi è ridondante in quel senso, ma mi interessa per evitare che venga prodotta ancora tossina, che è quella che va a fare il danno poi locale, è quella che è destruente localmente. Più che cosa? Aggiungo il piptazo, per esempio, in questo caso, in particolare ovviamente valutando i fattori di rischio del mio paziente e dal punto di vista microbiologico dove lavoro. Nel mio caso, diciamo così, patogeni piptazo resistenti sono davvero limitati, quindi valuto se il mio paziente ha fattori di rischio per una resistenza al piptazo, a quel punto posso passare al meropenem, altrimenti il piptazo va benissimo in questo caso. Il meropenem non mi dà qualcosa in più rispetto al piptazo, se non nello spettro. Non è più rapido, non è diverso dal punto di vista. Assolutamente, assolutamente. Più posso aggiungere che cosa? Abbiamo visto prima l'aminoglicoside, in particolare nella primissima fase. Single shot o il short course a 48-72 ore. 5 mg chilo come dosaggio per quanto riguarda il mio paziente. È battericida, ha lo spettro nei confronti di gram più e gram meno, è rapidamente performante come tipo di farmaco, sta bene all'interno del sangue, penetra poco nella cute, ma ho comunque la coppiata adatto più piptazo che è assolutamente efficace nella penetrazione. Insomma, questa potrebbe essere un bel cocktail terapeutico per quanto riguarda il quadro più grave di infezioni di cute e tessuti molli che voi potete avere, che voi potete vedere. Quindi, anche in questo caso, no, copriamo tutto e copriamo dappertutto, perché è brutto se vogliamo questo tipo di concetto, ma è il paziente su cui è tutto spostato a destra, qua il colpo non lo possiamo sbagliare. Quindi, terapia che abbia un senso. È una terapia combinata, ma che abbia un senso reale nella sua efficacia. E in tutte le altre forme, cioè, e in tutti i pazienti che invece sono spostati a sinistra, ricordiamoci, no, quanti ne vediamo di questi pazienti? Fascite necrotizzante, magari ne vediamo due all'anno. Di infezioni di cute e tessuti molli ne vediamo due a turno. Perché? Perché tutti gli altri sono quelli spostati a sinistra. Allora, come distinzione, indubbiamente dobbiamo andare a fare questo tipo di ragionamento. Il mio paziente ha un fattore di rischio per MRSA, è un paziente dializzato, è un paziente che ha il tampone nasale positivo per MRSA, è un paziente che è stato trattato con beta-lattamici e fluoroquinoloni per 200 volte negli ultimi 3 mesi, è un paziente che magari aveva già isolato l'MRSA in passato. Se una di queste, diciamo così, se a queste domande rispondiamo sempre no, la terapia di scelta in questo tipo di pazienti che poi possiamo mandare a casa serenamente può essere fatta con il beta-lattamico protetto, l'amoxiclav in questi casi. Lo spettro nei confronti dello streptococco e dello stafilococco ce l'ha, ha uno spettro anche nei confronti, diciamo così, di alcuni gram negativi. Per bocca è un farmaco ben tollerato. Ricordiamoci il dosaggio corretto, 1 per 4. Il dosaggio 1 per 2 o 1 per 3 è poco in questi casi. Okay, quindi 1 per 4 risulta essere un dosaggio assolutamente adeguato, sia come penetrazione all'interno del tessuto, sia per quanto riguarda proprio il quadro di infezione a livello del torrente ematico. Altra possibilità di scelta che mi piace molto e che vi invito a utilizzare in questo caso può essere quella della doxiciclina. Doxiciclina è un farmaco assolutamente sottoutilizzato che ci siamo un po' persi. Siamo un po' persi perché negli anni 90 trattavamo tutto con le tetracicline, no? Dall'acne alle polmoniti, per cui abbiamo fatto le resistenze, l'abbiamo messo nel baule in soffitta. Dopo 15 anni che non abbiamo utilizzato, per fortuna, il cycling di terapia antibiotica ci ha portato a riscoprirla. La doxiciclina è un farmaco strepitoso in questi casi. Lo spettro nei confronti dei gram più è sia per quanto riguarda gli streptococchi, sia per quanto riguarda lo stafilococco. Copre anche lo stafilococco aureo meticillino resistente. È un farmaco che è molto lipofilo, quindi ha una penetrazione all'interno della cute e tessuti molli strepitosa. È un farmaco discretamente tollerato.
Direi che è un'ottima scelta terapeutica. 2 volte al giorno, quindi è un'ottima scelta in questo caso. Terza, come possibilità ultima, ma non ultima in termini di efficacia, è il Bactrim. Anche in questo caso io direi che la scelta Bactrim può essere un'ottima scelta. Il Bactrim ha uno spettro d'azione come pochissimi altri antibiotici, quindi strepitoso da quel punto di vista. Gram positivi ovviamente ci prende sia lo strepto che lo stafilococco, da un punto di vista prende anche l'MRSA, quindi lo ingloba anche nello spettro. Il dosaggio però in questi casi dobbiamo stare con una compressa ogni, diciamo così, almeno ogni 8 ore. Ecco, in questo caso è ovvio che la limitante potrebbe essere correlata alla funzione renale. Paziente che ha meno di 30 di filtrato, il Bactrim non è indicato. Però in quel caso, guarda caso e pensaci bene, la doxiciclina è un farmaco che non viene escreto dal rene, viene tutto metabolizzato dal fegato. Che cosa significa? Che nel paziente con insufficienza renale la doxiciclina non deve essere aggiustata. Quindi potrebbe essere un'ottima scelta terapeutica. Come vedete, in questo caso non ho mai citato i fluoroquinoloni. Io credo che il fluoroquinolone in questo setting non ci dia assolutamente niente di diverso di quello che ci dà, per esempio, la doxiciclina. Non ci dà niente di più. Ok? Il fluoroquinolone potrebbe essere l'unica terapia, diciamo così, come setting di infezione di cutite e tessuti molli, è nel momento in cui abbiamo un isolamento di Pseudomonas, perché tra i farmaci per os, ovviamente la ciprofloxacina è l'unico farmaco che abbia un'efficacia nei confronti dello pseudomonas, cioè non abbiamo farmaci per bocca anti-pseudomonas tranne la ciprofloxacina. Quindi lasciamo il fluoroquinolone a quando abbiamo l'isolato. Negli altri casi si presenta il mio paziente con l'erisipela in pronto soccorso, è un paziente stabile dal punto di vista emodinamico, un paziente che posso mandare a casa. Doxiciclina potrebbe essere un'ottima prima linea di scelta terapeutica proprio. Infatti, il rischio di MRSA, come vi dicevo prima, doxy e Bactrim comunque la vanno a coprire, quindi non ci sbagliamo neanche in quel senso, ed è una cosa importante. C'è Francesco Cugini che ha una domanda per te. Sì, due in realtà. La Vai. prima è, intendi il Bactrim forte, c'è l'800-160 come una compressa? Non c'è più l'altro, quindi adesso è Perfetto, facile. perché noi ce l'abbiamo ancora questo. Tanto non hai i cestini, c'è solo il Bactrim forte adesso. Ah, ok, perfetto. E l'altra è la durata. Allora, per quanto riguarda il capitolo duration, qua la volta scorsa avevo cercato un po' di dare un tipo di indicazione che è, allora, definirla a priori in questo caso è molto complesso. Perché? Perché io un po' rifuggo, no, dal metodo tutto multiplo di 7, no? Che la terapia dell'infezione di cutis, l'erisipela è stata per 14 giorni. Settimana di 5 giorni. Bravo, se Bambin Gesù ce l'avesse messa a 5 giorni la settimana saremmo tutti più contenti da una parte e dall'altra avremmo risparmiato una milionata in stewardship. Il concetto allora che possiamo dire è, da un punto di vista, diciamo così, di tempistiche medie di terapia, parliamo di 7 giorni di terapia antibiotica. Ok? La cosa importante in questo caso è ricordarsi che l'infezione non è finita nel momento in cui finisce il rossore, perché sapete bene che nell'erisipela la cute infiammata, in particolare in chi poi, no, ha le vasculopatie periferiche o, no, è un paziente che è lì da una vita che combatte con le sue ulcerette, quello, l'edema e l'arrossamento rischia di passare in 3 mesi, no? E soprattutto migliora soltanto con i metodi meccanici fisici di contenimento. Le calze, il fatto che dorma con 2 cuscini sotto al materasso, che faccia un pochino di movimento, che sono le cose fondamentali per aiutare ovviamente il ritorno venoso, ma che può persistere post erisipela per settimane. Quindi terrei brevi le durate di terapia, perché il rischio è quello di mettergli la terapia antibiotica. Questo qua continua a vedere che ha la gamba rossa e si va a fare 3-4 settimane di antibiotico, anche se non ha più la febbre e ha gli indici dell'infiammazione ormai spenti.
Quindi ragionerei, diciamo così, come tempistiche di terapia, 7-8 giorni per quanto riguarda le forme non complicate che vi mettete. Piuttosto andiamo a vedere di lavorare localmente, per esempio le ulcere, quindi attivando bene con le medicazioni, che sono la reale terapia dell'ulcera, le medicazioni. E dall'altra parte, ripeto, i metodi fisici, no? Compressivi da una parte e di profilassi dal punto di vista non antibiotico per quanto riguarda la gestione di questi pazienti. Quindi la durata, difficile assolutizzarla, rimarrei sui 7-8 giorni e poi vedrei un pochino come vai e come evolve. Ultimissima cosa per i dermatologi in ascolto, le terapie locali antibiotiche sono utili? Grazie per l'assist, questo. No, in generale anche lo steroide, al di là delle terapie antibiotiche, lo so, ma dico, dare lo steroide a questi pazienti è utile, non è utile, fa male, è pericolosissimo, non fatelo, bastardi. Ecco, non fatelo mai, nel senso che no, a questo tipo di pazienti, allora, per quanto riguarda, ormai si vede sempre di più, no, questo utilizzo Gentalmente. del Gentalin Beta, per intenderci, no, per cui uno non sa cosa fare, gli mette sia lo steroide sia l'antibiotico. Ecco, la gentamicina in crema, l'abbiamo visto prima come aminoglicoside, localmente a livello di cute e sutimoni penetra pochissimo. Non sappiamo quanto viene assorbita perché dipende quanto la mettiamo, quanto la cute, diciamo così, è eritematosa, se il paziente è febbrile, cioè non sappiamo niente degli assorbimenti. Localmente si rischiano di fare dei danni dal punto di vista, diciamo così, microbiologico, terrificanti perché vai a indurre resistenze e fregarti l'aminoglicoside. Ci sono ormai quintalate di lavori in letteratura che dicono che la medicazione versus, quindi la medicazione di secondo livello, vuol dire fatta bene, versus l'utilizzo del Gentalin, versus, diciamo così, l'utilizzo di terapie topiche è nettamente superiore rispetto, ripeto, alle cremine. Insomma, io credo che la crema sia più del medico, che ragiona dicendo c'è lì l'infezione, gli metto un colpo di steroide, un colpo di antibiotico e vedo come va. Non c'è niente in letteratura che supporti tali indicazioni, quindi dal mio punto di vista non andiamo a utilizzarla, che davvero non fa la differenza. La medicazione in sé invece assolutamente sì, per cui purtroppo sarà una di quelle cose che dobbiamo imparare a utilizzare, no? Capire bene quando è venuto il momento dell'acquacel, quando la pulizia locale è importante, quando bisogna andare a fare un curettage delle ferite. Questa è più però, diciamo così, la complicanza dell'ulcera e non la vera e propria erisipela, diciamo così. Però ecco, evitiamo quei pattoni terribili dove ogni tanto si vede spalmato di Gentalin, messa la medicazione, no? La fasciatura, lasciato lì, che poi c'è anche ovviamente un aumento, un miglioramento della quantità del pabulum microbiologico lì, dove creiamo assolutamente un disastro. Quindi no, ecco, non mettete le cremine. Riassumo, niente cremine. Hai ragione, io per quanto riguarda, adesso parlando di tessuti molli, nell'inquadramento clinico di un'erisipela o di una cellulite non complicata, cambia qualcosa l'avere a disposizione gli esami ematochimici, ad esempio un emocromo, una PCR, rispetto alla semplice valutazione clinica? Allora, quello che ci può dare come, diciamo così, gli indici di flogosi, secondo me, aggiungono un tassello. Cioè, vi spiego, un quadro di erisipela che vedo la prima volta, che ha procalcitonina molto aumentata, PCR di 30, 10 di procalcitonina, 15.000 bianche, paziente febbrile, quello è un paziente dove, per esempio, la terapia per bocca potrebbe essere troppo lenta nella sua, diciamo così, efficacia, perché quello è un paziente che rischia di, diciamo così, lavorare, no? Allora, è un paziente dove forse anche un imaging per andare a escludere che sotto non ci siano raccolte, credo che sia assolutamente, assolutamente importante. Dall'altra parte, il paziente che è al terzo o quarto giorno di febbre, che ha soltanto un quadro di erisipela dove faccio gli esami e ha 7-8 mila bianchi a 5-6 di PCR, 5-6 di PCR sono i 50-60 vostri, scusate che mentre prima i 20 erano i 200 di PCR di Udine, per intenderci.
Ecco, in questo caso è un paziente dove è tutto spostato a sinistra anche dal punto di vista degli esami ematochimici, posso provare con una terapia per bocca, magari a 48 ore mi ritorna, magari lo faccio rivedere, no? Mi ritorna dentro, mi ritorna, come sta la signora? È spebrata? Sì, localmente è ancora infiammata, ma lo sappiamo, chi se ne frega, però quello è un paziente a cui ho evitato magari il ricovero. Quindi credo che ci aiuti nella scelta terapeutica se utilizzare farmaci infusivi, diciamo così, un po' più rapidi rispetto al farmaco per bocca, che ovviamente ci mette più tempo a essere efficace. Certo. Come dicevi tu, sono patologie estremamente frequenti, ne vediamo veramente due a turno, e la maggior parte sono pazienti assolutamente tranquilli, cioè spesso non febbrili, con quadri che magari sono già da 48 ore e non sono evoluti. Io ti dico personalmente, ho sempre adottato una strategia molto conservativa in cui si inizia una terapia antibiotica per bocca e eventualmente lo si rivede a distanza di 36, 48, 72 ore. Insomma, questo anche perché immagina il contesto di un pronto soccorso snellisce moltissimo i flussi, no? Quindi anche la selezione di quei malati a cui effettivamente andare incontro approfondimenti fa molta differenza, ecco, in un pronto soccorso rispetto magari ad un reparto. Quindi magari il messaggio che hai dato è, secondo me, molto corretto. Quindi una selezione che sta sulla base anche della clinica, il paziente febbrile, paziente impegnato, paziente con fattore di rischio, allora magari ci investiamo un pochino di più. La classica erisipela da puntura di Vespa nel 25enne sano probabilmente non ha bisogno di nulla se non un po' di antibiotico e poi magari insomma, anche torna al bisogno, ecco, senza nemmeno programmargli un controllo. Non so se condividi. Assolutamente, e fa parte di quella divisione clinica che vedevamo all'inizio, che nella mia testa funziona benissimo. La non complicata è un percorso a parte, la non complicata di fondo non merita approfondimenti, perché in questo caso, e lì c'è veramente l'80-85% dei pazienti lì dentro, cioè è la maggioranza di quelli che andiamo a vedere. Sugli altri dobbiamo capire la gravità, sugli altri che sono quindi febbrili, dobbiamo capire quali possiamo mandare a casa, quali devono fare terapia invece endovenosa, quali la terapia endovenosa deve essere una terapia molto impattante, ecco, in questo senso. Io proseguirei ancora un attimino perché così vi do le ultime cose. Questa è una chicca interessante secondo me per quanto riguarda il futuro, un futuro che diciamo così è già bello che presente, ma Se ci pensate negli anni 80, quello che ha cambiato la storia della terapia antibiotica è stato il ceftriaxone, perché immaginate un farmaco che si faceva una sola volta al giorno, quindi aveva completamente cambiato le cose. La teicoplanina negli anni 90 ci aveva modificato e cambiato la vita, immaginate il trattamento delle osteomieliti quando veniva fatta, no? L'infusione in 60-90 minuti, tre volte alla settimana. Adesso abbiamo dal 2016 un nuovo farmaco che si chiama dalbavancina, che è un lipoglicopeptide, quindi diciamo così come se fosse la daptomicina per intenderci, fa parte dello stesso gruppo, ma che ha una durata molto interessante, una peculiarità assoluta, che è quella di avere una emivita di 14 giorni. Che cosa significa? Che voi fate l'infusione, singola infusione, e questo farmaco sta all'interno del sangue del vostro paziente per 2 settimane. Il dato è assolutamente una rivoluzione totale per gli antibiotici, perché non abbiamo mai avuto un farmaco del genere, però l'indicazione della dalbavancina quando è uscita era stata fatta proprio per infezioni di cute e tessuti molli, ma immaginatevi che cosa significa trattare le osteomieliti, le spondilodisciti, le endocarditi, con questo farmaco che ha uno spettro strepitoso per quanto riguarda i gram positivi, comprende addirittura anche l'enterococco, per intenderci, ha una penetrazione che può arrivare anche a livello del tessuto del polmone, è fortemente battericida e la durata è davvero strepitosa. Questa potrebbe essere l'evoluzione di quei pazienti che vi entrano dentro, sono complicati ma non troppo, al posto che dargli una terapia per bocca in questo tipo di pazienti, fa l'infusione di dalbavancina, 60-90 minuti di infusione, poi prende, va a casa, è come se stesse prendendo la terapia per 2 settimane. Credo che questo possa essere insomma una bella evoluzione. Noi su questo ci abbiamo lavorato tanto, utilizziamo molto questo tipo di farmaco, in particolare capite bene che nel periodo Covid liberarsi un posto letto era come vincere alla lotteria, no? Per cui insomma
questi potrebbero essere farmaci anche che sono, se non proprio dall'inizio, magari da PS, immaginate, paziente che è ricoverato perché era un paziente brutto, paziente su cui viene fatta la terapia, viene fatto l'intervento, viene fatto tutto, a 3-4 giorni un paziente che migliora, un paziente che magari non aveva raccolte a livello di cute e sottocute, è un paziente che magari aveva lo stafilococco nel sangue, beh, voi gli fate l'infusione di dalbavancina e lo mandate a casa, risparmiando magari 5-6 giorni di terapia antibiotica e vi ritorna la settimana dopo soltanto per il discorso delle medicazioni e vedere l'evoluzione. Credo che insomma questa possa essere davvero, l'ho chiamato no, il futuro, ma in realtà lo facciamo già e penso che possa essere un'interessantissima arma terapeutica proprio di questo setting. E per finire, oltre all'antibiotico, l'approccio chirurgico, in particolare nel discorso della fascite, è fondamentale in questo caso. Qua tocca anche a voi. Lo sottolineo perché questo è importante, che chi è in quel momento veramente il bad manager del paziente, chi è quello che lo sta vedendo lì e che ce l'ha lì, deve capire che la terapia antibiotica può fare qualcosa, ma in particolare nelle fascite, fondamentale l'approccio combinato medico-chirurgico. Qua sarà il chirurgo che ci salva la vita nella fascite. Quando c'è un interessamento profondo sottofasciale, l'antibiotico lì ci arriva poco. Quindi quello che noi dobbiamo fare in questo caso è contattare ovviamente il chirurgo. Ed è importante perché il timing chirurgico è fondamentale, è una di quelle patologie che dicevamo prima, no? Tempo dipendenti, ed è assolutamente determinante. Il timing, per esempio, è una di quelle caratteristiche che impattano di più, no? Per quanto riguarda sopravvivenza e mortalità in questo setting di pazienti. È una delle variabili, diciamo così, più interessanti. E anche per quanto riguarda, diciamo così, la diagnosi precoce impatta meno rispetto all'intervento chirurgico. Quindi anche se ci mettete un po' di più, ma fate diagnosi fatta bene, no? Di fascite necrotizzante, e poi arriva il chirurgo e apre e drena il tessuto e pulisce via il tessuto marcio, questo ha un impatto mostruoso per quanto riguarda mortalità e non mortalità, diciamo così. Quello che è quindi cruciale è il debridement chirurgico. Lo risottolineo 10.000 volte perché questo conta anche la vostra attivazione in area chirurgica, in area di urgenza. Vedete, il paziente è un paziente che evolve, non perdiamo tempo a mettergli la terapia, diciamo così, a fare le finezze di terapia, oddio gli metto questo qua. Questo è un paziente che deve essere visto dal chirurgo rapidamente. Quindi quando sospettate la fascite necrotizzante in questi casi, il messaggio è: terapia antibiotica impostata a tempo, faccio i miei esami microbiologici, benissimo, imposto la terapia a tempo zero, benissimo, chiamo il chirurgo, chiedo per la TAC, andiamo a vedere se c'è l'interessamento profondo, perché se c'è l'interessamento profondo bisogna prendere il chirurgo e fargli aprire quella cute lì, perché altrimenti non c'è alcuna possibilità. Ok, ecco, questa la cito perché ogni tanto c'è ancora qualche collega ortopedico che me la... Non Francesco che è collegato assolutamente, ma insomma c'è ancora qualche caro ortopedico che ancora spinge per l'iperbarica, ecco, nelle forme di infezioni di cute su timoli, nelle forme necrotizzante. L'iperbarica è una boiata, ecco, non c'è niente di letteratura che la supporti. Nel post, nella guarigione, una volta che i tessuti sono liberi, aperti, possiamo stare a discutere. Questa è una bellissima Cochrane che si interrompe perché in realtà non ci sono trial di lavori che realmente possano essere utilizzati per supportare, diciamo così, l'iperbarica. Però nelle linee guida e nelle indicazioni dei lavori, diciamo così, il trattamento della forma di mionecrosi o di gangrena, l'iperbarica non viene assolutamente presa in considerazione, sicuramente rischia di essere soltanto una perdita di tempo. Poi una volta aperto, drenato, fatto la fasciotomia, lì possiamo stare a discutere e anche chi se ne frega un po'. Quindi la proposta della flowchart finale potrebbe essere questa cosa qua, no? Si avvicina al paziente, avete il sospetto clinico che questo abbia la forma di gangrena, di fascite, in questo caso abbiamo detto facciamo gli esami microbiologici, l'imaging, gli esami ematochimici, metto la terapia antibiotica corretta e poi la valutazione ortopedica, se nel vostro ospedale se ne occupa l'ortopedico,
la valutazione anestesiologica in questo caso per l'intervento è ovviamente quella infettivologica, ma differita perché tanto la terapia antibiotica l'avete messa bene e l'avete messa corretta. Per cui insomma, per evitare ecco, episodi di guerra civile, direi che questo deve essere una flowchart assolutamente condivisa. Bene, questa è sempre Olivia e io avrei terminato. Beh, grazie Sergio, sei stato veramente molto molto efficace come sempre, insomma non avevo dubbi. Messaggi molto chiari, molto pragmatici, insomma che esattamente ciò che volevamo, l'obiettivo che noi ci siamo prefissi di raggiungere, ecco, quindi complimenti ancora. E se c'è qualcuno che ha delle domande per il professor Venturini... si faccia avanti. Può anche prendere la parola. Posso fare una solita domanda banale in realtà? E, intanto grazie, bellissima presentazione come sempre. E, cioè, io volevo capire, nel paziente non complicato, quello apiretico, no? Che io decido che non ha febbre, clinicamente sta bene, comunque io lo devo sempre trattare. Allora, nel momento in cui abbiamo definito l'infezione di cute tessuti molli, il trattamento è indicato. Il punto è capire se realmente quella è un'infezione. Cioè, allora, ogni volta ci sono delle ovviamente caratteristiche, no? Noi qua abbiamo parlato, diciamo così, di erisipela, di cellulite da una parte e di fascite necrotizzante dall'altra. Però tutte le volte che per esempio abbiamo a che fare con le ulcere, paziente con ulcere croniche che poi si presenta il pronto soccorso perché ha è edematoso e ha no, l'infiammazione, quindi ha rubor, tumore, calor presenti. Ecco, quando è bilaterale non può essere mai un processo infettivo. Quindi quante volte vedete no, il paziente, qua da noi capita purtroppo ancora, no? Paziente che ha l'arrossamento a gamba destra e sinistra e viene descritto come risipera. No, non può essere questa cosa qua, no? Perché il processo fisiopatologico è i batteri che si buttano all'interno della cute che ha, diciamo così, una soluzione di continuo. Quindi non è che può capitare contemporaneamente, parallelamente su tutti e due gli arti. Dall'altra parte, ovviamente, se il paziente ha indici di flogosi spenti, non è febbrile, e l'ipotesi è ovviamente quella che ci possono essere anche la vasculopatia, possa essere un'insufficienza venosa cronica a livello degli arti inferiori, è quello un paziente, per esempio, che posso attendere e non trattare in quel momento lì, no? Stresso ancora di più il concetto che diceva prima Lorenzo. Lo vedo, imposto la terapia antibiotica e lo mando a casa. Beh, se non ho capito se è un'infezione o meno in quel paziente lì, e lui è senza la febbre, da un punto di vista locale non ci sono grossi segni, manco lo tratto e aspetto di vedere come va, ok? Perché? Perché comunque tutto spostato a sinistra quel paziente lì, anche se mi peggiora, non è che mi peggiora in 20 minuti, mi peggiora in 2 giorni, non è che esplode quella forma lì, no? Per cui sicuramente vederli, no? Vedere questi tipi di pazienti, tante volte no? Arriviamo lì, ci chiamano anche paziente con un'insufficienza venosa cronica, ha l'arto arrossato, oddio è infetto. Arriviamo lì, bianchi normali, PCR normale, prendo la gamba, tiro sulla gamba, 5 secondi dopo arto bianco, finito il rubor. Quella roba lì, no, ho aumentato un po' il ritorno venoso, l'infezione non fa così, se io tiro su l'arto ovviamente e gli fletto la coscia, l'arrossamento nell'infezione rimane assolutamente fisso e stabile. Così facendo invece ho migliorato il ritorno venoso, fine. Allora ho già fatto diagnosi in questo caso, però in quelli, ripeto, tutti spostati a sinistra, ripeto, non sono addirittura in dubbio se è un'infezione o meno, posso assolutamente essere calmo e attendista, che non mi cambia assolutamente niente, non mi cambia assolutamente niente. Se invece l'ho inquadrato come risipela, prima diceva, no, la complicanza, lesioni di aggrattamento post ponfo, lesioni di aggrattamento post morso di, in quel caso allora verrà magari un paziente che non è febbrile ma ha una cute fortemente dolente, tesa, magari un paziente giovane, magari la zona anche, non sono gli arti inferiori ma magari è il braccio, la spalla, la mano, il volto.
a quel punto lì invece la terapia antibiotica è indicata. Quello è un paziente che probabilmente gli indici di flogosi un po' mossi lo sono, ecco, in questo senso. Grazie. Ho steso tutti anche questa volta. No, anzi, anzi. Penso siano tutti senza parole. No, grazie, perché proprio hai, come ti ripeto, hai dato dei messaggi molto chiari. Sono le cose che servono a noi. Noi sostanzialmente siamo i primi che facciamo diagnosi di infezione e siamo i primi anche a dover impostare una terapia. Questo vale sia negli ospedali SPO, ma sia anche nel lab, perché chiaramente non è che puoi rompere le scatole all'infettivologo per ogni infezione di tessuti molli. E c'è una grande... Faccio vedere, dice di sì. Poi metteremo insomma in pressione il numero di venturini, 24H. Ma spesso c'è molta confusione, ecco, e pochissima esperienza per quanto riguarda, tant'è che nella pratica io vedo davvero terapie antibiotiche che vanno dalla levofloxacina due volte al giorno a veramente qualsiasi tipo di antibiotico per infezioni spesso anche banali, e col rischio poi invece di non riconoscere quella che è una grande, una delle bestie nere dell'urgentista, che è proprio la fascite necrotizzante, no? Di cui appunto, come dicevi tu, il dato del pain out of proportion è una cosa che deve indirizzarti subito. Cioè, vedo molto poco, ma il paziente è molto sofferente. Questo è sicuramente andato a stressare, perché purtroppo la fascite necrotizzante, come dici tu, è un grande killer. Prego, Francesco. Sempre io. No, allora, vabbè, mi sentite? Adesso sì. Adesso sì? No, una cosa è per i sintomatici, quindi dargli l'antinfiammatorio versus lo steroide per i suoi sintomi gli fa bene lo stesso, gli dà meno casino dal punto di vista immunologico, quindi direi che possiamo dargli del simpatico Brufen se hanno male. La seconda cosa, perché è un grande classico del paziente che, come dicevi tu, ha le ulcere, pesa 130.000 kg, ha due gambe che sono così, faccio dei gesti, e arriva perché qualcuno gli ha fatto una coltura delle ulcere, e quindi arrivano con delle cose allucinanti e vengono in pronto soccorso per fare una terapia che di solito è il meropenem, perché sono sensibili al meropenem. Ecco, l'ottenere un dato microbiologico di una cosa superficiale ha un senso? Non ha un senso, suppongo. Ecco, allora, però volevo che lo scrivessimo. Sì. Secondo assist, questa è una bella squadra, facciamo. Perché qui ci conosciamo da un po', secondo me. Allora, giustissimo, allora, il tampone fatto così sull'ulcera, io lo dico sempre, se lo fate al tavolino, al lettino dove è seduto il paziente, è uguale, anzi può essere che il lettino sia decisamente più pulito in questo caso. Le ulcere, ovviamente, il fatto di isolare un batterio che voi recuperate col tampone non ci va a discriminare se quello è un colonizzante della cute che vive quindi sulla sua ulcera senza assolutamente fare danni, o realmente è un quadro di infezione. Allora, nelle ulcere, in questi casi, una volta che abbiamo decretato che quella è un'ulcera infetta, badate bene che le infezioni che realmente danno, cioè, l'ulcera cutanea data in primis dall'infezione è una piccolissima parte. Normalmente le ulcere sono vascolari, dove c'è poi la possibilità che ci siano delle sovrainfezioni, ok? Nel momento in cui abbiamo deciso che quella è una sovrainfezione, perché? Perché il paziente è febbrile, perché c'è una secrezione di materiale magari torbido, purulento, maleodorante, a seconda poi del tipo di microorganismo. È un paziente che ha dolore, è un paziente dove c'è un'estensione dell'infiammazione. Quindi una volta che noi abbiamo deciso che quella realmente ha le caratteristiche dell'infezione, beh, la possibilità è quella di fare che cosa? Una biopsia del tessuto. Perché? Perché le punch biopsy vi vanno giù di qualche millimetro e vi va a pescare che cosa? Non soltanto il microorganismo stazionario sopra, ma anche quello che è andato un pochino più in profondità. Allora, esistono ovviamente delle forme di, diciamo così, di tampone che potete farlo con determinate tecniche, no? Con il rolling a Z, insomma, esiste la possibilità di rendere il tampone un pelino più specifico, diciamo così. Però in realtà, se c'è la possibilità, è quella di dire: quella è una ulcera sovrainfetta, faccio la biopsia e quello che vado a isolare dalla biopsia lo valuto.
Tante volte cosa succede? Viene fatto il tampone superficiale, vengono isolati 4 batteri, santo cielo, e poi te lo mandano e ti dicono, ma adesso come faccio a trattarlo? Ma se ha 4 microrganismi, ma è possibile che tutti e 4 siano 4 protagonisti dell'infezione? Poi c'è l'enterococco, che è tipicamente il contrario, lo stafilococco epidermidis, lo stafilococco epidermidis, un proteus e un escherichia coli. Quale di questi è responsabile? E la candida, no? Cioè, allora, in questo caso la cosa importante è si deterge, si pulisce, si va avanti con la medicazione, vogliamo fare la biopsia nel quadro di infezione. Ho già deciso che è un'infezione, l'ho già etichettata come sovrainfezione batterica dell'ulcera. Allora a quel punto lì vado a fare la biopsia. Non è l'isolato microbiologico che mi determina se è positivo, se quella è un'infezione o meno. Questa è una cosa fondamentale, giustissima, perché rischiano di arrivarvi in pronto soccorso e voi trattate dei referti microbiologici, ma in realtà non dei quadri di infezione. Okay? Lo stesso paziente, se gli faceste il tampone cutaneo, trovereste assolutamente lo stesso numero di microrganismi, perché lui ormai è un colonizzato. Poi sull'ulcera, anche un po' umidina, caldo umida, per cui è la cosa migliore per la crescita microbiologica. Quindi assolutamente dal punto di vista microbiologico piuttosto biopsia profonda, ecco, se è un quadro di infezione. Non so se ho... Ci sono altre domande? Qualcos'altro che... Penso che tutti stiano pensando all'aperitivo del venerdì sera, a come debellare i germi dello stomaco. Ambito aperitivo. Non è che vado a lavorare tra mezz'ora. Era così per girare il coltello. Bene, niente, io veramente ti ringrazio a nome di tutto il direttivo della Simmeo Friuli Venezia Giulia, sei davvero una risorsa molto preziosa che speriamo di poter ricontattare ancora. Prima di salutarvi e di dirvi che questo link, insomma, sarà disponibile a brevissimo, insomma, cercheremo di diffonderlo per chi non è potuto essere presente per vari motivi. Questo incontro è la possibilità di vedere la registrazione per un po' di tempo, insomma, penso per un mesetto. Lascio la parola a Marcella. Sì, allora, il prossimo incontro, se tutto va bene, dovrebbe essere il 13 settembre. E parleremo di sepsi con il dottor Pecori della malattia infettiva di Udine e niente, vi aggiorno comunque, vi manderemo il link, la locandina e tutto per la conferma della data, però indicativamente avremo fissato quella data sempre alle 16:30, sempre su Zoom. E ovviamente Sergio, se tu vuoi essere presente sei benvenuto, nel senso che non esclude, non è che, anzi... Più contributi ci sono e meglio è, anche perché Davide è un amico ovviamente da tanti anni. Penso che una collaborazione possa essere ancora più produttiva. Bene, e grazie Marcella per tenere le fila di tutto questo percorso. Grazie ancora Sergio. Grazie a voi. Grazie. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo appuntamento a questo punto dopo agosto. Ecco. Buona serata a tutti. Arrivederci, ciao.